Periodi bui per la famiglia De Giglio. Ciao a tutti farabutti da Billy Foster, ovvero il top commentatore di YouTube, ed oggi analizzeremo un fatto davvero spiacevole. Un fatto davvero spiacevole capitato alla sorella del più celebre Alberico De Giglio, ovvero Virginia De Giglio. Il suo canale è stato hackerato da dei buontempone di altri tempi, che hanno modificato sia la copertina mettendoci un naso di maiale e anche cambiato il nome in Cagnetta Viziata 04, che è Iker Burloni. Queste cose mi fanno riesumare le burla che facevo da ragazzino, roba che però facevo durante le scuole elementari, tipo disegnare peni sul diario del compagno di banco o far formare ecchimosi sulle gambe del compagno. Salve, noi siamo le penne Staedtler. Noi siamo considerate armi di distruzione di massa. Il nostro compito non è scrivere, ma provocare dolore fisico al vostro compagno di banco. Quello stesso compagno che non vuole offrirvi un morso del suo panino con salame e galbani. Noi siamo cattive. E comunque ragazzi, Virginia è stata vittima di un hackeraggio davvero ridicolo. A cosa serve hackerare un canale YouTube? Potreste usare quelle stesse forze per fare qualcosa di più utile, tipo, che so, creare una petizione per far inserire le lettere maiuscole con l'accento sulla tastiera del PC. Questa cosa che non ci siano le lettere maiuscole con l'accento sulla tastiera, io, cioè, non l'ho mai capita veramente. E comunque, hackerare una ragazzina solo per vantarsi con l'amico che si è fighi è davvero una cosa triste, una cosa più triste dello sguardo di Jon Snow. Noi ragazzi di altri tempi passavamo appunto il tempo a sbucciarci le ginocchia per strada o a farci le zaganelle su riviste pagate 3.000 lire. Sì, c'erano ancora le lire. Ah, quando c'era lui. Ciao a tutti, io sono la 1000 lire. Chi è raffigurato su di me? 1. Beppe Vessicchio. 2. Il cugino di Garibaldi. 3. Marco Polo. Fatemi sapere sotto nei commenti. E comunque ragazzi, ormai questi hackeraggi non fanno neanche più ridere, sono diventati prevedibili e noiosi, non come quella volta che Mickey Mouse fece opera di hackeraggio al governo. Mickey, lui è l'uomo d'acciaio e adesso daremo una dimostrazione di hackeraggio di una banca dati che contiene dei dati che riguardano il militare. Provvederemo poi a dare i dati che ricaveremo da questa banca dati a distribuirli all'interno dei circuiti di controinformazione. Allora, in questo momento noi siamo collegati con una rete a pacchetti che ci ha permesso di metterci in contatto con un servizio che distribuisce dati americano, che è la VIX, che è una delle reti più diffuse negli Stati Uniti. Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca. Anche noi dovremmo staccare da queste cavolate e fare qualcosa di più utile. Farci, che so, una pizza con gli amici, mollare per un attimo lo smartphone e ritornare ai rapporti personali, meno freddi di quelli che ci sono oggi. Scriviamo senza vedere la reazione del nostro interlocutore, perché ormai non ce l'abbiamo più di fronte. Questa generazione è davvero da buttare? Io non lo so, ma fotte sega, io sono il top commentatore di YouTube. E fu così che Billy Foster intraprese un pellegrinaggio per riunire tutte le genti del mondo, per farle socializzare tra loro. Fece diventare amici Yotobi e Delimellov, fece diventare amici Mr. Hyde e congiuntivi e soprattutto fece diventare amico Billy Foster con se stesso. Perché il vero nemico di Billy Foster è Billy Foster stesso. Ma questa è un'altra storia. Da Billy Foster è tutto, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, sotto nei link in descrizione vi metto la mia pagina Facebook, il mio gruppo libero di Telegram, poi c'è anche Instagram, ci sono le magliette, se volete le magliette del top commentatore,
E soprattutto, se volete donarmi un euro, perché ci serviranno i denari per sconfiggere i cattivi di YouTube.